I musei in tutto il mondo sono sempre l'espressione di una tradizione, di una capacità di innovarsi. Le donazioni che molto generosamente i milanesi fanno al Pol di Pezzoli sono un esempio di come il Pol di Pezzoli è amato dai cittadini milanesi e va in linea con le tendenze che ormai in tutti i musei importanti nel mondo sono in atto, vale a dire più collaborazioni tra pubblico e privato. Sì, il museo è molto felice oggi perché abbiamo ricevuto quattro bellissime nuove opere che completano e continuano il percorso di donazioni che il museo solo nel terzo millennio ha ricevuto, 560 opere, quindi è un patrimonio che viene condiviso con la città e che prosegue quel percorso di donazioni voluto e consegnato alla città da Gian Giacomo Pol di Pezzoli. Devo dire che sono opere tutte straordinarie perché il museo seleziona le donazioni proprio con quel criterio che deve restituire ed essere coerente con le collezioni di Gian Giacomo Pol di Pezzoli. Quindi abbiamo ricevuto, grazie a un legato testamentario di Alberto Mugnai, una straordinaria annunciazione di Sassoferrato, e Pol di Pezzoli aveva un piccolo dipinto di Sassoferrato e avevamo ricevuto un'altra donazione di Sassoferrato. Questa è un'annunciazione che, a detta degli stessi curatori del Louvre, è ancora più bella di quella che possiede il Louvre. Poi una donazione di Lilli Piazza Sonzogno di una bellissima veduta di Francesco Guardi, una esperienza precoce, un inedito, un dipinto inedito, precoce che debitore a Marieschi a Canaletto, con una veduta tradizionale, ma di un taglio anche particolare, quindi sempre nel collezionino di Pol di Pezzoli, che rappresenta anche la tradizione del collezionismo lombardo dell'alta borghesia degli anni 40 del Novecento, a partire dagli anni 40 del Novecento. E insieme a un gruppo di maioliche molto interessanti, lombarde e non, sempre nel filone Pol di Pezzoli. Poi uno straordinario ritratto di giovane ecclesiastico, il cosiddetto pretino, di Giacomo Ceruti, il Pitocchetto. Anche qui Pol di Pezzoli aveva acquistato un ritratto di giovane monaca, e questa è una storia molto bella, donata da un collezionista e amico del museo, Mario Scaglia. È una storia che mi piace ricordare perché è proprio divertente, mi era stata segnalata nel 1998 da un antiquario perché era molto coerente con le raccolte di Pol di Pezzoli, l'avevo vista, me ne ero innamorato di questo dipinto, ma non avevamo ovviamente i soldi per acquistarlo. E poi l'ho incontrata nella collezione di Mario Scaglia, era venuta al museo per una mostra, me ne ero innamorata, l'ho tanto desiderata e a volte sognare vale la pena. Con la passione? Sì, credo proprio che sia stato un incontro appassionato, e alla fine sognare a volte fa realizzare i sogni, bisogna provarci. No, in realtà è stata proprio la generosità di questo collezionista e donatore. E poi c'è un'altra opera ancora, in realtà un bozzetto di un dipinto che il museo possedeva, che era stata acquistata da Rosa Tribuzio. Infine anche un altro, di nuovo voglio sottolineare anche la generosità anonima di chi non vuole apparire, ma un professore universitario, Scipione Novelli, professore di dottrine politiche all'Università Cattolica, ha lasciato erede il museo dei suoi beni, un appartamento, e che quindi fa in qualche modo dà un po' di linfa anche alle risorse economiche del museo, che come tutti sanno sono, come per tutte le istituzioni culturali, sono sempre davvero molto scarse. Nel suo testamento Pol di Pezzoli affidava a Milano e anche al sindaco, oltre i suoi eredi, le sorti della sua fondazione, a cui aveva lasciato un vitalizio, ma dopo le due guerre chiaramente si è vanificato. Il maggior sostenitore della gestione del museo è il Comune di Milano, sicuramente, tra gli enti pubblici. Gli enti pubblici rispetto ai costi di gestione coprono il 25%.